Ed eccoci in macchina e adesso sentiamo Peter cosa ne pensa della sua prestazione. Devo dire che sono molto contento della mia prima vittoria in Coppa del Mondo. Penso che ho sfruttato le occasioni e ho fatto una bella gara. Cosa hai pensato ieri quando hai visto che anche lo svizzero finiva dietro e avevi vinto la gara di Coppa del Mondo? In quel momento lì sapevo che avevo vinto per la mia prima volta in Coppa del Mondo e era un momento stupendo, cioè era molto bello perché per la prima volta ero più veloce di tutti e mi sentivo veramente bene, cioè ha pagato un po' tutto il lavoro duro dell'estate e sono veramente contento, cioè non solo per me ma anche per tutti quelli che ci hanno creduto in me, per quelli che lavorano per me, tutti gli allenatori, tutto il staff, il mio nuovo skiman che anche lui è bravo, ha fatto già qualche titolo e questo è uno dei un titolo che non c'aveva ancora, per quello sono ancora più contento e diciamo abbiamo sempre stati un po' tutti contenti, ha fatto bene alla squadra, ha fatto bene a tutto, chi inizia bene è a metà, metà dell'opera. No, cioè, e chi è che ti senti di ringraziare qualcuno in particolare dall'inizio della tua carriera fino a oggi dove forse sei? La polizia, eh? Sì, aspetta che qua c'è anche la polizia. Vediamo, inquadriamo anche la polizia. Macchina noleggio, quindi qualcuno di noi, complimenti. Quindi dicevamo, chi è che ti senti di ringraziare dall'inizio fino adesso? Beh, devo dire che comunque soprattutto i miei genitori e quella gente che mi sta vicino, poi quelli che hanno lavorato per me, che mi hanno aiutato a fare questa vittoria qua, che sono gli allenatori e il mio skimen, sono sicuramente quelle persone che se lo meritano di più di essere ringraziate e le voglio ringraziare veramente tanto. Sei cosciente del fatto che se fai il risultato a Beaver ti presenti in Gardena, pochi chilometri da casa col pettorale rosso? Beh, devo dire che già adesso sono molto contento di aver indossato una volta il pettorale rosso, quello è un sogno già da piccolo e penso che non tantissimi riescono a farlo, cioè, per me è stata una cosa bellissima. Il pettorale rosso l'ho portato in camera, l'ho messo nel cuscino, come qua in America ti danno 1000 cuscini, l'ho ficcato su un cuscino. Ho dormito con quel cuscino lì, cioè, non lo voglio togliere più, cioè, sicuramente a Beaver è una pista che mi piace molto, sono sempre andato forte e spero che posso tenermelo e portarmelo fino alla gara di Val Gardena e poi magari anche più lungo, però quello si vedrà poi, sicuramente sarà duro a tenerlo ancora, però ci provo, sono in buone condizioni, mi sento molto bene, il materiale sta funzionando bene e speriamo che continui così. Cosa vorresti come regalo di Natale? Adesso me lo sono già fatto un po', cioè, il mio obiettivo quest'anno era di fare una vittoria, o fare finalmente una vittoria, e adesso sono riuscito e sono molto molto contento, cioè, adesso gli obiettivi sono un po' più alti, però diciamo regalino me l'ho già fatto, adesso questa vittoria qua riesco anche a fare qualche regalino ai miei genitori, alla mia ragazza e un po' agli altri. Vediamo, è bello fare le spese adesso. Ok, noi ci lasciamo e vediamo il prossimo, dove ci porterà la prossima avventura.